Dopo 8 anni dall'esposizione dedicata agli argenti di Marengo, la Fondazione Kral dà vita a una nuova mostra pittorica nella quadreria del Broletto d'Alessandria, Carrà 140. L'evento è stato organizzato dalla Società Palazzo del Governatore SRL in occasione del 140° anniversario della nascita di Carlo Carrà, esordiente artista alessandrino del secolo scorso. La mostra ed il catalogo sono stati curati dai critici d'arte Fulvio Cervini, docente di storia dell'arte medievale dell'Università di Firenze, Maria Luisa Caffarelli e Rino Tacchella. Ci sarà quindi un concerto insieme alla presentazione della mostra d'arte. Vogliamo coniugare quello che è l'arte musicale e l'arte pittorica in Palatium Vetus, cioè far sì che Palatium Vetus sia un punto d'incontro sia per la pittura con questa mostra, sia per la musica col concerto di domani sera e successivamente, perché poi sabato ci sarà un altro concerto di Ecos con un pianista a livello nazionale che tratterrà il pubblico alessandrino. Il significato di questa iniziativa, oltre a essere un omaggio a un grande artista, è anche il primo passo di una volontà di rilancio, di valorizzazione delle collezioni della Fondazione Cassa di Risparmio. Nell'esposizione saranno presenti 44 opere provenienti dalla collezione d'arte della Fondazione ed in parte dai collezionisti alessandrini, che ricalcano periodi artistici differenti, dal divisionismo all'esperienza futurista, dalla metafisica alla tradizione figurativa, ai paesaggi dipinti in vari luoghi della penisola italiana. L'obiettivo è quello di valorizzare e far conoscere lo scenario culturale del territorio a cui la Fondazione opera. Per questo, oltre ai dipinti di Carrà, verranno esposte anche opere di vari artisti legate alla scoperta dei paesaggi nazionali, che ancora oggi continuano ad affascinare i loro ammiratori. È nata l'idea proprio di intanto confrontare incisioni d'epoca con incisioni ristampate negli anni 60, ma in particolare evidenziare il periodo giovanile attraverso due opere sicuramente interessanti, i paesaggi, tipo i paesaggi alle mie spalle, che sono paesaggi rurali, quindi la campagna lombarda e la campagna toscana, quindi le Apuane, e poi una serie di vedute urbane oppure di marine.